Allora, buongiorno, grazie alla sollecitazione del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Lorenzo Lapucci. Siamo venuti a dare un'occhiata alla colonia Vercelli, che era già uno spazio peraltro importante, perché è stato il luogo in cui sono stati ospitati gli esuli istriani, subito dopo ovviamente il conflitto della Seconda Guerra Mondiale. La situazione è incredibile, poi vedrete le immagini, abbiamo girato dei video all'interno, grazie a Lorenzo che ha fatto la denuncia più volte in Consiglio Comunale. Sì, il degrado e l'insicurezza di questa zona, di quest'area dell'ex colonia Vercelli è sotto gli occhi di tutti e l'immobilismo dell'amministrazione è preoccupante perché si tratta di una struttura a due passi da delle scuole pubbliche elementari dove qualsiasi bimbo potrebbe introdursi e farsi del male in qualsiasi momento. Abbiamo denunciato la situazione di degrado a più riprese e ad oggi siamo qua col senatore Mallegni a cercare di dare più risonanza a queste nostre denunce affinché venga portata in Parlamento questa situazione di assoluta indecenza e di degrado della struttura. Tra l'altro il decreto sicurezza che la settimana che viene sarà approvato dall'Aula del Senato. Purtroppo le misure sono insufficienti, noi abbiamo cercato di dare un po' di sprint a quel decreto, come è accaduto col decreto Genova da parte dei colleghi di Forza Italia della Camera. In ogni caso sarà approvato. Ci sono un paio di articoli importanti sugli sgomberi, ci sono un paio di articoli importanti sulla questione dell'immigrazione, non, ripeto, risolutivi, sui rimpatri non si parla di niente purtroppo, ma insomma è un passo in avanti. La questione che vi stiamo mostrando e che vi mostreremo poi nelle prossime immagini non è isolata in una periferia dispersa del comune di Carrara, ma è purtroppo a 150 metri dal mare, vicino al centro di Marina di Carrara, a fianco di una scuola e in confine, esattamente in confine, con una caserma dei carabinieri. Tutto può accadere, a Carrara in particolare, da quando governa questa amministrazione grillina e prima il centro-sinistra. Speriamo che nelle prossime occasioni i cittadini di Carrara capiscano che il centrodestra è l'unica soluzione. Se qualcuno poteva pensare che solo a Roma, dove governa il Movimento 5 Stelle, poteva esserci del disagio, del disastro, gli risolviamo subito il dubbio. Anche a Carrara, a Marina di Carrara, dove l'amministrazione 5 Stelle lascia questi spazi che una volta erano dedicati allo sport, dedicati anche all'ospitalità dei profughi istriani, in queste condizioni. Questa è la situazione di uno spazio a Marina di Carrara, una volta era destinato, non vogliamo entrare, adesso vi faccio vedere anche la parte della residenza, perché qui ovviamente ci dormono, ecco qua, guardate in che condizioni vengono lasciati questi spazi, anche grazie alla denuncia del consigliere Lorenzo Lapucci, che ci ha dato la possibilità di entrare qua dentro. Ovviamente siamo entrati in maniera abusiva, lo voglio dire chiaramente, ma è un abusivo con cancello aperto, quindi c'ho da capire il fatto come potrebbe essere in qualche modo contestato. In ogni caso la situazione è grave, l'amministrazione fa finta di nulla e noi siamo molto molto preoccupati. Eccoci, entriamo nello spazio meraviglioso. Attenzione a questo. Attenzione alla testa. Attenzione alla testa. Ah, questa. Siamo nello spazio 1. Eccolo. 2001, di sera lo spazio. È incredibile. Eccoci. No, no, no. Possiamo offrirvi qualcosa? Vinicia, volete offrire un aperitivo, qualcosa? Sì, sì, ragazzi, c'è tutto. Io sono rimasto basito. Guardi sopra che il pendone su, questo qua è a rischio anche a rischio di incendio e vicino alla scuola. La lavagna, per favore, la lavagna. Benvenuti. Oh, questa lavagna è antichissima. Io sto cercando di fare il museo della scuola. Allora, credo che qui Vigili del Fuoco, Ministero degli Interni, Prefettura dovrebbe intervenire immediatamente. Io ovviamente domani mattina presento immediatamente un'interrogazione al Ministro degli Interni e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché ovviamente tutto ciò deve essere messo in ordine. Se non lo fa il Comune di Carrara, assente su ogni cosa, lo dovrà fare lo Stato. Se non lo farà lo Stato, credo che questa denuncia non resterà inevasa.
è una cosa incredibile, guardate. Guardate, qui si può accedere senza nessun problema, incredibile. E non c'è solamente il problema della rete, c'è il problema che...